più importanti sul territorio e italiano, e forse potrei anche dire d'Europa, Salvo Nunez e colui che non ha bisogno di presentazioni in Italia, Vittorio Scarpi. Потому что именно госпожа Анна познакомила Италию с работами Федора Сушкова, и эти работы попали в область внимания таких выдающихся критиков в области искусства, как Сальво Нуанес, и того, кто не нуждается в представлении Витторио Гарби, Гарби, извините, пожалуйста. То, что эти выдающиеся критики обратили внимание на творчество Федора Сушкова, конечно же, о многом говорит и много значит. Possiamo dire che l'Italia è sempre stata una fucina di talenti, non soltanto nella creazione, ma anche nel riconoscere i talenti altrui, e personaggi come questi sono in grado di suscitare, scoprire nuovi talenti, benché ne riconoscono il valore. Италия всегда была колыбелью талантов, но не только порождала талантов, но и признавала таланты, рожденные вне Италии, за пределами Италии, могла всегда оценить по достоинству заслуги. Per quanto riguarda invece il percorso turistico, a Bologna ci passerei la parola. Anna? No, sì, come no, abbiamo. Ah, certo, lo stiamo aspettando. Io sono qua. Sì. Secondo me non lo vediamo? Oh, buongiorno, direttore, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, bentrovati. Привет. Привет. Direttore, Sì. dobbiamo chiedere perché lei, insieme a Vittorio Sgarbi, avete trovato questo personaggio russo così importante nel panorama italiano. Beh, credo che il maestro Fedor Newton Suskov sia la testimonianza di una grandezza dell'arte russa che poco viene percepita nel mondo. Ovvero sia questa, la sensibilità con la quale crea queste tele, con questo sentimento religioso, questa dolcezza e poi questa forza con la quale rappresenta queste sculture grandi, monumentali, dà un'idea che l'arte russa è qualcosa di viva ed efficace, più che mai, perché in un'idea di immaginario collettivo la Russia non è attualmente molto presente per noi, diciamo, occidentali nell'arte. Invece Suskov difende questa posizione e lo fa in modo molto netto e forte. Дело в том, что величие российского искусства, в том, что касается монументальности,